E se c'è una figura del Rinascimento e di Ferrara che amo particolarmente, e ormai lo sapete, è sicuramente Lucrezia Borgia. Ed è un grande piacere essere qua nel suo hotel, tra l'altro creato da una grande donna, e quindi da donna, 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 viva le donne, New Generation Woman. All'universo femminile il fatto che le donne nella storia vengono normalmente cancellate, vengono tolte dal quadro. Cioè tu cominci a studiare questa storia, sono tutti uomini, a parte che proprio lessicalmente diciamo gli uomini della storia. Certo, intendiamo uomini e donne, però intendiamo. Poi alla fine c'è questa fine di re, condottieri, generali, soldati, sono tutti maschi su questa fotografia. E non senti mai l'altra parte della storia, per cui ci entusiasmava a raccontare un personaggio femminile, soprattutto un personaggio femminile, quello di Matilde, piuttosto potente. Ci rendiamo conto di una cosa, a parte che è la biografia più noiosa della storia, cioè dopo il breviario papale la vita Matilde, noiosissima, ma non come viene raffrontata, la vita in sé, all'interno delle fonti, sono divertentissime, ma ci rendiamo conto che la storia delle donne, anzi le donne nella storia entrano normalmente con due ruoli. Sante o tutto l'opposto, o il contrario, che non è vero, cioè qualsiasi altra cosa viene negata, cioè si vede, questa cosa ci dava fastidio, perché diciamo, cioè Matilde è una gran donna, ma non è né una né l'altra, nel senso si poi finisce anche santa, no, beata, però insomma vabbè, non è quello importante, però è una donna con mille sfaccettature, esattamente come Lucrezia, esatto, per cui cioè, affrontiamo questa cosa, quando abbiamo incontrato Lucrezia, e lo dico proprio sinceramente, e ci siamo avvicinati a lei, non scendi da pregiudizi. E beh dai, qualcuno l'avrà ammazzato, e vabbè, qualche amante ce l'avrà avuto. Un pochino andavamo a leggere, cioè alla ricerca tra le lettere per scoprire insomma qualche filarino vero. E in realtà mentre ci addentravamo nel gossip della sua vita, ci è apparsa lei, che era in realtà, emergeva da tutte le carte, da tutte le lettere, da tutte le testimonianze, una donna intelligente. Poi ha questa cosa che condividono le nostre Lucrezie, che è simpaticissima, intelligente e simpaticissima, cioè queste due cose non potevamo darle ad un'altra, mi spiace. Bella, intelligente e simpaticissima. No, parlavo di quell'altra. Che vedono in lei come l'antesignana, pensate bene, del capitalismo, cioè dell'accumulazione del capitale, perché quando lei arrivò a Ferrara era piena di pietre preziose, di perle, e vendette una perla per creare il primo capitale. Sì, ad esempio, questa è un'altra cosa che ci ha colpito. Sono piuttosto recenti tutti gli studi sull'imprenditoria di Lucrezia e su come lei abbia saputo far fronte alle crisi economiche che hanno investito poi la città, soprattutto a seguito alle guerre, soprattutto alle guerre d'Italia contro Venezia. E questo ci ha colpito tantissimo. Era un altro aspetto particolare, cioè il fatto che, e lì c'entra, quando pensiamo che noi siamo la nostra storia, le nostre città sono la storia dei personaggi che le hanno vissute. E lì è proprio una questione biografica di Lucrezia. Se Lucrezia fosse stata semplicemente nobile, cioè fosse stata una cosa, semplicemente nobile, semplicemente figlia del Papa, insomma è già tanta roba, però semplicemente cioè figlia di nobili, non avrebbe potuto essere quello che era. Se fosse stata borghese sarebbe stata quantomeno fuori luogo. Il fatto che Lucrezia fosse da un lato la figlia del Papa, per cui diciamo il massimo della nobiltà possibile, ma dall'altro figlia di una donna che lavorava, un'imprenditrice, lei quello lo ha visto sin da quando è nata, ha visto la madre investire negli alberghi, perché la madre è stata tra le prime. Come un po' tutta la storia ferrarese, dovete sapere che la maggior parte di chi ha governato questa città comunque erano tutti figli illegittimi, così come in un primo momento era illegittima anche Lucrezia Borgia, il fratello Cesare. Perché è femminista? È femminista lo sguardo, cioè il fatto di ridarle la dignità di donna, di ridarle, una poveretta, la storia lei l'ha vissuta così.
nel senso che comunque l'hanno usata, i suoi genitori l'hanno usata, era figlia di un papa, cioè le dicerie, tutte quelle robe lì ci sono state, poi dopo è stata anche raccontata in un certo modo, è femminista lo sguardo dei due registi e di noi l'abbiamo raccontata, nel senso che abbiamo ridato dignità a tutte le, cioè una verità anche ai suoi comportamenti, alle cose che sono successe, ai matrimoni che le hanno fatto fare, ai figli che le hanno fatto perdere, alle manovre che le hanno usato contro di lei, insomma, poi dopo vedrete il film e poi loro che sono, ne hanno scritto vi racconteranno meglio. Poi ho scoperto attraverso i miei registi storici colti che il mio, sapevo di avere un papa in famiglia, ma non sapevo che questo papa fosse un acerrimo nemico del padre di Lucrezia Borgia, di Alessandro VI, Rodrigo, Papa Rodrigo Borgia. E quindi queste sono anche le meraviglie di questo mestiere in cui raccontando delle storie impariamo prima di tutto noi attori tante storie per poi riraccontarle al pubblico, perché secondo me non c'è niente di più bello, almeno secondo me, di vivere attraverso le storie, perché siamo tantissimi, siamo molteplici e ognuno ha una sua storia da raccontare. E la storia. Ma la chiave di narrazione è una telenovela piena di colpi di scena, ma come dicevo a questa bravissima attrice, io sono una sua fan, non da oggi ma da sempre, la seguo da tanto tempo, poi hai lavorato con registi molto, molto importanti. Generations.